Cari amici, bentrovati a una nuova puntata di Canale 10 VIP e vi presento subito il nostro ospite Domenico Guarino, speaker di Controradio e scrittore non di questo libro soltanto, ma in questo momento è qui per il libro dal titolo provocatorio ma molto eloquente, devo dire. Putanopoli, trans, escort, veline e marchette, edito dalla Cult Editore. Le veline si arrabbieranno un po', si trovano in una compagnia un po' sì, forte, sì. No? Perché la velina a volte non è detto che faccia anche lei. No, è vero, è vero, è un'obiezione giusta, è anche vero però che esistono le eccezioni, siccome certo. È un libro che ragiona molto sulla provocazione ma anche sulla cronaca, è innegabile che ci sono dei trapassi tra un campo e l'altro. Lei affronta comunque in questo libro, caso per caso, diciamo, festini a base di droga, escort, cominciando dall'onorevole Mele alle compagnie trans di Marazzo e così via, non è arrivata a Ruby perché il libro è stato scritto prima. Peccato, perché sennò ora poteva parlare anche un po' di Mubarak, ma non ha scritto questo libro solo, ora al di là degli scherzi, per elencarci i vari scandali, ma anche per un fatto in effetti un po' anche preoccupante che sta succedendo in Italia, no? No, io intendevo utilizzare gli scandali politico-sessuali come uno specchio attraverso cui riflettere la nostra società e sulla nostra società. Quindi in realtà è vero che non c'è il caso Ruby, però secondo me l'impianto così analitico del libro rimane sostanzialmente confermato. Cioè io ritengo certo. Che gli scandali politico-sessuali siano in realtà un'espressione distorta, però di un mutamento profondo che è avvenuto nel ventre del paese, che riguarda uno degli aspetti più interessanti di una civiltà come quello della sessualità, appunto. Cioè, il libro indaga il cambiamento che c'è stato nel costume sessuale in Italia e che rende possibile anche quel tipo di scandali in cui sono coinvolti i politici quotidianamente e che rende possibile soprattutto la reazione che la società ha avuto finora rispetto a queste cose. Ma forse in questo momento in Italia è un pochino così che sesso e soldi e essere potenti e avere un certo posto nella social life sono molto intrecciati ora, insomma. Io credo che questo sia in realtà davvero più o meno sempre accaduto. E cioè anche gli antropologi culturali, quando affrontano il problema, sostengono, a mio parere ha ragione, che il potere poi si esprime anche come potere sessuale, anzi addirittura qualcuno ritiene che il potere è uno strumento per raggiungere la potenza sessuale. In questa discussione io non mi incammino, però no. È certo che potere e sesso sono andati a braccetto da sempre. È vero che in questo momento particolare, in Italia in particolare, questo tipo di connubio ha raggiunto delle vette non particolarmente edificanti, ma c'è della gente soprattutto che quasi ammira questa cosa, che un pochino così, non solo le ragazze che guardano il gossip dalla mattina alla sera e guardano in effetti solo quelle cose, forse questo è il lato un po' preoccupante. Noi siamo figli di una monocultura oramai, in cui il valore del guadagno e la dinamica del successo hanno totalmente travolto il resto del nostro sistema valoriale, che pure aveva un impianto solido in quanto paese di lunga tradizione cattolica come l'Italia. E non a caso siamo un paese oggi profondamente schizofrenico, mi sembra, sotto molti profili. La politica è un esempio straordinario. Non è difficile trovare esempi quotidiani di politici che un giorno dicono una cosa e il giorno dopo fanno l'esatto contrario. Forse questo è frutto anche della cultura televisiva che ha pervaso profondamente il paese, per cui mi sembra che la reazione poi anche nei confronti degli scandali politico-sessuali e non solo è quasi che ci trovassimo di fronte a una fiction. Molti pensano che non c'è una reazione emotiva vera, c'è una reazione emotiva mediata, quasi stessimo assistendo a uno spettacolo, magari che non ci piace o che ci appassiona, ma che sembra non tocchi la nostra vita. In realtà la tocca profondamente, perché poi quelle ragazze che frequentano le feste sono le nostre figlie, sono le nostre. Ma come mai così tante ragazze sono disposte a vendersi, si può dire, per arrivare a fare, non so, appunto la velina, ma non solo ragazze come Ruby, appunto sbandate, che non si sa da che famiglia viene, ma anche una signora ora, mamma felice, moglie felice, come la Gregoracci, che comunque insomma La stessa Minetti che nelle intercettazioni dice: io voglio costruirmi una famiglia. Io credo
derivi da due motivi. Il primo è che è saltato completamente la riprovazione sociale che c'era nei confronti di questi fenomeni. Per cui avessimo parlato 10 anni fa di queste cose, probabilmente, no, forse non avremmo nemmeno parlato, cioè sarebbe stato impensabile, no? All'epoca di mia mamma, chi esercitava la vendita del proprio corpo, poi faceva una scelta che alcune volte era anche giustificata, giustificabile. Era proprio su strada forse, no? Sì, ma poi sceglieva di stare fuori dal consesso della riconoscibilità sociale, quindi sceglievi una strada, magari eri anche compresa per quello, ma non potevi fare la parlamentare, per intenderci. No, certo. Oggi invece è saltato tutto, tant'è vero, una delle novità più eclatanti che io verifico nel mio libro è questa zona grigia di prostituzione borderline, molto ampia oramai, in cui lo scambio denaro-sesso è realizzato in varie forme, no? Per cui si va dalla escort fino alla prostituta occasionale, magari una casalinga tranquilla. Sì, esatto, tant'è vero che in un mio capitolo raccolgo tanti episodi di quelle che chiamo le case mica tanto chiuse, per cui c'è la legge Merlin, ma poi di bordelli più o meno a cielo aperti se ne trovano ormai anche qui quotidianamente. Questo è un aspetto. L'altro anche parecchi calciatori vanno, non solo i politici. Sì, è vero, no, vanno tutti, devo dire la verità. Poi in realtà le stime più attendibili dicono che 7 milioni di italiani adulti frequentano più o meno regolarmente prostitute, per cui. Però io tendo sempre a guardare il difetto di tutti, no? Più che il caso eclatante, perché il caso eclatante poi ha un senso all'interno di un discorso più ampio. E dicevamo, c'è questo aspetto. L'altro aspetto è appunto la crisi valoriale, per cui cosa consegniamo noi a queste generazioni di ragazze e di ragazzi? Beh, l'unica cosa che consegniamo è la parabola del successo a tutti i costi e della ricchezza a tutti i costi. E quando tu crei questo, è evidente che saltano i lacci morali. Valori, no? Anche, sì. Credo che non sia tutta l'Italia così. Anzi, no, io ritengo noi siamo un paese in bilico. Sperare. Sì, siamo un paese fortemente in bilico. Però è necessario riflettere molto bene su questo. Anche perché c'è un po' una ipocrisia, anche perché da una parte la Chiesa e dall'altra parte queste. Leggevo un articolo del New York Post proprio l'altro giorno che diceva esattamente quello che io sostenevo in mio vecchio libro, che siamo appunto un paese schizofrenico, per cui Berlusconi che raccoglie i voti prevalentemente dalla casalinga di Voghera, per intenderci, poi fa le feste con le figlie di queste casalinghe, le quali però a loro volta dopo aver partecipato a questi festini pensano di sposarsi e di avere dei figli, quindi è veramente tutto incredibile se tu lo analizzi a mente lucida. Ma comunque anche il politico, non so, torniamo al caso Mele, sì, che pochi giorni prima aveva firmato una cosa per inasprire le pene sulla droga, no? Esatto. E una persona normale, fra virgolette, per cocaina, per favoreggiamento eccetera, dovrebbe essere processato o andare anche in prigione. Sì, assolutamente. Questo è ancora un ulteriore esempio di questa follia collettiva, ma è una dinamica anche quella interessante. Cosimo Mele è il primo, no? E io chiudo il capitolo di Cosimo Mele con una sua affermazione deliziosa, in cui dice: io sarò ricordato come un puttaniere, gli altri invece passano per essere playboy. Lo dice Cosimo Mele 2 anni fa. Aveva ragione lui. Sì. Come si giustifica però il suo comportamento? Cioè essere tra i primi firmatari della legge per il test antidroga? Ma io credo che si giustifica anche all'interno di una politica che non ha più contatto con la realtà e che, essendo oramai discorso spesso vuoto, cioè non in grado di incidere sulla concretezza delle cose, diventa discorso approssimativo, diventa gossip, diventa parole spese in vano. È quasi un Jekyll Hyde, perché voglio dire, in politica firma una cosa così e poi va tranquillissimamente a drogarsi con delle ragazzotte. Perché cioè, sa che il suo comportamento... Mi sconcerta un po'. Sì, sa che quello che firma in realtà poi non avrà nessun valore, perché del test se ne sono dimenticati tutti, perché per rimanere nel campo ad esempio della cocaina è una delle industrie più grandi di questo paese. E spesso alla luce del sole, no? Crea profitti enormi. Tanti ragazzini purtroppo oramai, esatto, sulla e quindi scia di questo. La politica ha molto abdicato al proprio ruolo di incidere nella realtà. E allora anche lì le parole non danno seguito ai fatti. E quando questo lo porti alle estreme conseguenze, hai un paese malato di crisi di identità o di schizofrenia, a seconda di come la si voglia vedere. Sì. Lei che ha un bambino piccolo, lo so perché sua moglie è coautrice di un deliziosissimo libro scritto con altre due colleghe che scrive appunto, cose più piacevoli. più rivolte verso un altro pubblico forse. Certo. E in effetti, cosa vorrebbe invece, come vorrebbe invece
preparare il mondo da grande? Ma io credo che i genitori debbano fare i genitori, riprendendo sulle proprie spalle. Ma comunque una speranza in qualche modo, no? Il genitore... Beh, sì, è vero che però ultimamente il ruolo del genitore è stato molto, si è molto affievolito, perché sembra quasi che... Io credo che un genitore debba assumersi delle responsabilità, debba prendere sulle proprie spalle la responsabilità di dare delle indicazioni. Poi naturalmente la vita... non sai mai come andrà a finire. Certo, per mia figlia io desidero il massimo ed il meglio, però so che questo non si può ottenere gratis. E soprattutto... Bisogna quindi impegnarsi noi per... Sì, ma soprattutto credo che la felicità individuale non conta e non serve. Se non sei in grado di desiderare, di volere e di lavorare per la felicità anche degli altri, diventa tutto inutile, tutto triste e poi alla fine controproducente anche. Quindi cercherò di insegnarle questo, il valore della solidarietà, il valore del rapporto con gli altri, dell'essere interessata agli altri. Senta, chiudiamo questo comunque ritornando al libro, questa breve intervista. Lei ha detto nel libro, ma ce lo racconta, che l'articolo 1 della nostra Costituzione, sappiamo tutti che siamo una Repubblica fondata sul lavoro, dice così, potrebbe essere riscritto. Io l'ho trovato abbastanza divertente, ce lo dica lei. Beh, visti le vicende attuali, siamo più una repubblica fondata sul sesso che sul lavoro. E spesso a pagamento. Spesso a pagamento, sì, sì. A differenza del lavoro che spesso ormai è gratis. Quindi abbiamo questo capovolgimento totale. Quindi veramente capovolto. Io sono più affezionato alla prima versione, all'articolo 1. Però certo. Forse dobbiamo partire. Io dico sempre, il medico pietoso è quello che ammazza l'ammalato. No? Quindi bisogna riconoscere i problemi di questo paese e lavorare insieme, ognuno con le proprie responsabilità, per superarli. Non è facile. Però io credo molto negli italiani. Forse tutti insieme bisognerebbe farcela. Sì, io credo molto nella capacità di questa società e di questa cultura di reinventarsi e di superare anche questo momento attuale abbastanza triste, deprimente, certo, direi, no? Certo. Grazie comunque perché ci ha detto una bellissima cosa in chiusura. Grazie mille Domenico Guarino e ciao cari amici, alla prossima.